Gentili telespettatori di Prima Free e di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera che vi aggiorna, che vi informa sempre alla nostra maniera a 360 gradi e che vi fa poi un po' di buona compagnia. Mi attardo ancora per qualche minuto a parlare di Ilaria Salis e di Roberto Vannacci. Siccome qualcuno mi ha detto che sono stato troppo severo nella mia critica, allora innanzitutto io sono un vero democratico, io rispetto le idee degli altri che non la pensano come me. Vorrei anche che qualche sacchetto a perdere anonimo all'ascolto accettasse le mie idee o che cambiasse canale invece di seguirmi tutti i santi giorni e di muovere delle critiche gratuite. Se una persona fosse onesta, se fosse intellettualmente libera da un punto di vista politico, dovrebbe convenire con me che io in questi giorni non ho fatto altro che fare delle semplici, mere constatazioni. Ho detto qualcosa sulla figura emblematica di Ilaria Salis e qualcosa sul comportamento, sull'atteggiamento, sullo spessore per me importante di Roberto Vannacci. Adesso vi mostro alcune foto che da sole dovrebbero far capire che io non ho bestemmiato nel dire certe cose e soprattutto dovrebbero far capire agli italiani tutti la differenza che esiste fra Ilaria Salis e Roberto Vannacci nella rappresentazione che danno all'estero di noi italiani. Prima di far vedere delle immagini, volevo dire virtualmente, si intende, al papà della ragazza, il signor Roberto Salis, di essere più corretto, di essere più attento, di collegare di più la bocca al cervello quando parla. Per chi non sapesse, il signor Salis ha usato espressioni per me ingiuriose nei confronti del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Signor Salis, mi creda, lei è un uomo fortunato, ha avuto sì la sventura di gestire una figlia un po' ribelle, mi rendo conto, però deve ringraziare, deve baciare i piedi a Bonelli e a Fratoianni, leader il primo dei Verdi e il secondo dell'estrema sinistra, che le hanno dato, cioè hanno dato a sua figlia il salvacondotto per entrare in Europa, altrimenti sua figlia, l'eroina, la coraggiosa che si è distinta in Ungheria nel picchiare dei fascisti ungheresi, sarebbe ancora in galera. Allora regia, ti prego, Vannacci prima e Ilaria Salis, queste due figure a confronto vi fanno capire quante ragioni che io avevo
e ho tuttora da vendere nell'applaudire Vannacci e nel censurare, nel criticare Ilaria Salis. Innanzitutto vi faccio vedere la dichiarazione rilasciata da Roberto Salis, il papà di Ilaria, riguardante l'offesa a Giorgia Meloni. Roberto Salis, attacco alla premier Giorgia Meloni in TV. Nano Mammolo, il padre di Ilaria, in un'intervista al TG3 ha usato parole volgari verso la premier. A seguire, Thatcher o Nano Mammolo, l'insulto di Salis a Meloni subito dopo il voto. Perché dovete sapere che Roberto Salis voleva che la figlia Ilaria venisse liberata dalla legge ungherese, e poi usò una provocazione. Bisogna capire nelle istituzioni italiane se c'è una persona come la Thatcher o come il Nano Mammolo. Avete capito? Si riferì alla figura della Thatcher. Secondo lui, se ci fosse stata Margaret Thatcher, Ilaria Salis sarebbe stata subito liberata. Non ha capito una mazza il signor Salis. Se c'era la Thatcher con la mentalità anglosassone, sua figlia sarebbe rimasta ancora in galera. E lasci stare Nano Mammolo. Lei non è in grado di giudicare e di offendere Giorgia Meloni prima di pronunciare il nome del Presidente del Consiglio. Si lavi bene la bocca. Se ci fosse qualche magistrato coraggioso e onesto, la dovrebbe perseguire. Purtroppo vengono perseguiti solo elementi di destra in questo paese di pappagone, chissà perché. Vai ancora con le immagini, regia, grazie. Eccolo qua, Roberto Vannacci. Che grande differenza c'è tra lei, caro generale, e la criminale che hanno assoldato in Europa certi personaggi. E questa è Ilaria Salis. Io sono l'immagine della Repubblica Italiana nel mondo. Poi dovete sapere che è stato pubblicato il casellario giudiziario relativo a Ilaria Salis. Siccome negli ultimi giorni qualcuno diceva che erano tutte fandonie, sciocchezze le notizie dette sul conto di Ilaria Salis, è venuta fuori la vera storia di questa ragazza, quello che ha combinato. Però nel casino generale c'è un dato positivo, dai! Diciamo anche qualcosa di buono, di bello, di edificante. Siccome si dice, dopo vi faccio sentire un audio di un signore che non è Enzo Spatalino, io mi rifaccio, sia ben chiaro, alla cronaca dei giornali, di qualcuno che va in rete, e poi faccio le mie modestissime osservazioni. Adesso lei potrà pagare il debito di 90.000 euro, perché per quei pochi che non sapessero, che non fossero ancora informati sullo spessore di questa ragazza, aveva occupato un appartamento, non ha pagato per anni la pigione. Quindi adesso, e mi auguro che ciò avvenga, perché questa prenderà dai 15 ai 20 mila euro al mese, ha trovato l'America. Oggi qualche genitore consiglierà alle proprie figlie di andare in giro per l'Europa a distinguersi, a bastonare, a picchiare, non a studiare all'università, a fare bene, a laurearsi. No, tanto c'è qualche signorino in politica che ti presenta, perché ahimè purtroppo in Italia ci sono tanti, tanti, tanti compagnucci rossi, perché
quei 180.000 voti che ha avuto là. Ilaria Salis sono dati da persone di sinistra. L'Italia sta facendo una brutta fine, credetemi, è solo una questione di tempo. Mi fermo una manciata di secondi e dopo vado a chiudere dando il mio parere su quella legge che ha dato la possibilità agli studenti fuori sede di votare. Un governo che si fa del male con le proprie mani. Abbiamo tanti, troppi dilettanti allo sbaraglio a Roma. A fra qualche secondo. Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repac, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repac garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repac, la risposta qualificata per serramentisti e professionisti. Contattaci, abbiamo la risposta su misura per te. Repac è a Campo d'Arsego, Padova. www.repac.it. Gommista Walter Dallabona in via Puotti 61 a Villanova di Campo San Piero, Padova. Telefono 049 922 0443. Un artigiano che da anni dà un servizio nel suo settore, dalla vettura di piccola cilindrata al camion, all'autobus, al fuoristrada, a mezzi agricoli e moto. Aperto tutti i giorni, anche sabato pomeriggio su richiesta. Assetti, convergenza e bilanciatura. Assistenza 24 ore su 24. Gommista Walter Dallabona, via Puotti 61, Villanova di Campo San Piero, Padova. Telefono 049 922 0443. Lega Nazionale per la difesa del cane, perché gli animali hanno un cuore. Vieni al Parco Zoofilo San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta, provincia di Padova. Vieni ed adotta uno dei tuoi migliori amici a quattro zampe. Aspettano impazienti le tue coccole. Parco Zoofilo San Francesco. Più di 4.000 adozioni in 10 anni. Aperto tutti i giorni, festivi compresi. Ricorda, Parco Zoofilo San Francesco. Via Borghetto 1 a Presina di Piazzola sul Brenta, provincia di Padova. Perché gli animali hanno un cuore. Ben ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free e di Internet. Ricordo, il canale giusto per essere informati nella dovuta maniera, segnatelo, annotatelo, canale nazionale 170 del digitale terrestre. Oltre a questa rubrichetta leggera, l'opinione di Enzo Spatalino, che ricordo va in onda dal lunedì al venerdì in prima battuta alle 20:30 e in replica alle 7 del mattino successivo, conduco un'altra trasmissione, La Voce d'Italia, sempre dal lunedì al venerdì, ma in rigorosa diretta dalle 18:30 alle 19:45, con ospiti in studio e con la possibilità dei telespettatori di poter intervenire. Se non trovate il canale subito, fate la risintonizzazione automatica dei canali e troverete il 170. Poi vi ricordo che da un mesetto ho il mio sito, grazie a due cari amici, faccio anche i nomi, meritano un po' di visibilità, Eddie Fedato e Alberto Diana. Gestiscono da un mese la mia immagine. Per saperne di più sul mio conto, le mie origini, come comprare le magliette, è ora di finiamola, sacchetti a perdere, consultate il mio sito che vedete adesso, www.enzospatalino.tv. Mi raccomando, iscrivetevi poi ai miei canali YouTube e Telegram, Spatalino TV. Giorgia, stai un po' più attenta,
perché ho saputo, grazie all'intervento telefonico di un telespettatore dell'altra sera, notizia poi confermata dalla mia sentinella di Modena, Davide Baraldi, che è stata una vostra proposta di Fratelli d'Italia a consentire agli studenti fuori sede di votare, quelli per il 95%, basta vedere occupazioni universitarie, il casino che fanno per la strada, sono tutti di sinistra. A sinistra non vi danno queste opportunità, per forza, perché quelli strategicamente sono più preparati di voi, quelli non avrebbero mai consentito una cosa a favore della destra, le vanno a centellinare le cose, invece voi fate i buoni, fate i grandi, siete dei masochisti, vi fate del male. Fai vedere quest'ultimo contributo a beneficio sempre dei non credenti. Elezioni europee, la stessa Meloni ha detto: il voto agli studenti fuori sede, grazie a una storica proposta di Fratelli d'Italia, per la prima volta questi studenti potranno votare senza dover tornare nel loro comune di residenza. Giorgio, ma così facendo hai dato la possibilità a gente di sinistra di votarti contro. Per favore, la prossima volta stai un po' più attenta, e se tu non hai tempo per farlo, dai le opportune disposizioni perché i tuoi collaboratori vigilino sul regolare svolgimento delle cose. Bene, anche per oggi penso che possa bastare solo il tempo per ringraziarvi della cortese attenzione prestata nei nostri confronti, per ringraziare i miei sponsor e per ringraziare per la parte tecnica il nostro regista in cabina di regia, il buon Simone. Arrivederci.